spazi dai luoghi che perdono pezzi. Il martedì e il giovedì dalle 15 alle 16 su Radio MPA. Bentrovati amici all'ascolto, buonasera a Mariano Casciano. Spaesati e imperlati. Eh sì, ma soprattutto diciamo siamo all'ultima settimana, insomma saranno insomma, le ultime puntate di questa purché stagione. Purché ci si arriva, perché se monta ancora sto caldo così non rispondo di me. No, addirittura, dai, sopportabile. Però insomma chiudiamo insomma questa stagione. Col botto. Poi ricorderemo gli ospiti e intanto oggi anticipiamo che il nostro ospite spaesato è il professore Alfio Mastropaolo, che è professore emerito di scienza politica, che collabora con vari giornali e riviste come Il Manifesto e Il Mulino. Voglio ricordare il suo ultimo libro tra i tanti, Fare la guerra con altri mezzi, sociologia storica del governo democratico, edito dal Mulino. Insomma, la grande scuola di scienza politica, sociologia dell'Università di Torino, che insomma ci rende veramente autorità a livello europeo. Il nostro ospite è già collegato con noi, gli diamo il benvenuto. Allora, benvenuto su Radio MPA, benvenuto a Spaesati. Sì, buonasera, grazie dell'invito. Allora chiedo dalla regia, c'è un problema di sottofondo, ecco professore, adesso la sentiamo bene, benvenuto qui a Spaesati. Un che si agita nel retro qui, ma non vi preoccupate. Devo dire, a parte la cultura che tutti conosciamo, l'intelligenza vivace e anche la vis polemica del professore, che sono sempre bellissime cose, ha un tratto ironico per quel poco che mi ci sono confrontato, che davvero rende tutto un po' più, come dire, friccicoso. Allora, professore, cominciamo con la domanda delle domande, ovvero la democrazia, la qualità della nostra democrazia. Siccome lui è uno studioso appunto delle dinamiche e della democrazia, della qualità della democrazia, forse in cerca come noi di una definizione, oltre quelle canoniche di Bobbio, eccetera, di democrazia, vorremmo capire dal nostro ospite graditissimo in che democrazia stiamo vivendo, se è democrazia o come la possiamo declinare. No, intanto io vi ringrazio per l'invito, siete molto gentili. Vi dico anche che non mi sento affatto spaesato, perché io con tutti i miei difetti c'ho anche quello di essere meridionale, quindi non, e di tenerci moltissimo. Beh, noi, come dire, io non so se noi, qual è la qualità della democrazia, è una, come dire, è una domanda molto difficile. Quello che io vedo così a naso è che i regimi democratici occidentali, non è soltanto il caso dell'Italia, oggi si trovano, come dire, immersi in un contesto di difficoltà gravissime. Cioè, inutile nasconderselo, le difficoltà sono tante, io ne posso elencare, ne elenco due o tre, qualcuna. Beh, la prima difficoltà è che il nostro mondo sta cambiando, cioè noi siamo vissuti in un tempo in cui l'Europa era, come dire, praticamente il centro del pianeta, era un po' l'Europa, c'erano gli Stati Uniti sicuramente, erano, come dire, il corrispettivo dall'altro lato dell'Europa, però insomma, c'è questa grande comunità euroatlantica che era il centro del pianeta, erano delle grandi potenze industriali, erano delle grandi potenze politiche. E questo spazio ha subito due mazzate micidiali, perché la prima mazzata era stata quella della decolonizzazione, e alla decolonizzazione, bene o male, l'Europa è riuscita a resistere vigorosamente. Poi è intervenuta una stagione di grande sviluppo, di grande crescita industriale. E poi dagli anni 70, metà anni 70 in avanti, come dire, questa centralità economica dell'Europa ha cominciato a declinare. Ha cominciato a declinare perché, ma fondamentalmente perché gli altri sono diventati dei concorrenti molto credibili. Cioè dire, ci sono stati dei paesi che sono cresciuti, ci sono dei paesi di nuova industrializzazione, sono diventati competitivi con i paesi dell'Europa, lo sappiamo benissimo. È dagli anni 80 che si è cominciato a fabbricare le macchine, che mi sembra poi, come dire,
dello sviluppo del dopoguerra, forse è stata l'industria automobilistica, è stata quella centrale, la più importante di tutte. Si è cominciato a costruirle in Corea del, no, del Sud, si è cominciato a costruirle in Marocco, si è cominciato a costruirle in Turchia, si è cominciato a costruirle in Brasile e in tantissimi altri posti al mondo. Cioè il continente europeo aveva, come dire, sentiva questa concorrenza, il suo primato tecnologico e produttivo è stato incrinato. E questo ha posto dei problemi drammatici, inutile che ci giriamo intorno. Dagli anni Ottanta in poi, in qualche modo l'Occidente ha dovuto ripensarsi, come dire, per reggere una concorrenza che prima non c'era. Aggiungerei un altro aspetto importante, che è più un fattore politico, che sono cresciuti i costi delle materie prime. Qualcuno forse si ricorda le grandi crisi petrolifere. Le grandi crisi petrolifere hanno cambiato un po' lo stato dell'Europa, la produzione di energia, abbiamo dovuto diversificare le fonti di approvvigionamento e quant'altro. Oggi noi questa sfida la viviamo tuttora. Perché per molti anni siamo riusciti, come dire, a rallentarla, a dilazionarla. È stato inventato il capitalismo finanziario che ha in qualche modo, come dire, reinventato il capitalismo, ha fornito delle ulteriori possibilità di profitti. Le grandi ondate di privatizzazione, di deregolazione, eccetera, eccetera, erano finalizzate a ricostituire degli spazi di profitti per le imprese, cioè per tenere in vita il capitalismo. Il capitalismo negli anni 30, al tempo della Grande Depressione, era stato tenuto in vita dall'intervento dello Stato, dalle politiche di lavori pubblici. Il capitalismo degli anni 80, 90, 2000 è stato tenuto in vita, come dire, dalla privatizzazione dei servizi, dalla privatizzazione di gran parte delle attività che in precedenza svolgevano lo Stato, ivi compreso, lo stiamo vedendo, abbiamo visto, perfino l'ordine pubblico, la difesa e quant'altro. Allora, tutto questo, come dire, è un cambiamento di cui fatichiamo a renderci conto, cioè la portata di questo cambiamento è stata colossale. Questa è la prima sfida, direi, è una sfida fondamentale. La seconda sfida, cioè siamo diventati più poveri, c'è poco da fare. Come si è affrontata questa sfida del diventare più poveri? Ebbè, questo l'abbiamo affrontata e lo vediamo scaricando, come dire, una parte dei costi di questo impoverimento dell'Occidente sulle classi lavoratrici e sui ceti intermedi. E questo è il primo aspetto. Seconda grande sfida oggi è la sfida climatica, ambientale. Sì. È difficile non rendersene conto, è una follia non rendersi conto di quanto, come dire, le trasformazioni climatiche stiano investendo nel pianeta. Cioè dire, solo una classe politica irresponsabile può fare finta di non vedere. E il terzo elemento, che è estremamente problematico, sono le grandi migrazioni. Le grandi migrazioni ci sono sempre state. Qui siamo di fronte a un grande flusso migratorio che arriva dal sud del mondo e arriva da questo sud del mondo che in gran parte è responsabile, la cui condizione è una condizione miserabile e della cui condizione miserabile l'Occidente porta gran parte della responsabilità. C'è stato, lo si chiamava imperialismo, lo si chiamava neocolonialismo. L'Africa è stato teatro di guerra, cioè pensate che cosa è successo, che cosa l'Occidente è riuscito a combinare nel mondo arabo. Sì. E beh, questa sfida delle migrazioni, questo processo che impatta sull'Europa, questo ha degli effetti destabilizzanti sulla pubblica opinione, vuol dire che non giovano alla democrazia. Io dico sempre che la democrazia è un lusso per ricchi, cioè la democrazia è un lusso, cioè un'invenzione che... Che cos'è la democrazia? È governare col consenso, è governare e risolvere i problemi senza ricorrere alla violenza, ma in qualche modo trovando delle forme di composizione pacifica. Professore, questo lusso, se concludo il ragionamento, poi vi lascio, questo lusso noi non ce lo possiamo, cioè dire, facciamo fatica ormai a concedercelo, perché le nostre società sono attraversate da disuguaglianze drammatiche, cioè ci sono terribili disuguaglianze nelle nostre società
ci sono, come dire, si sono impoverite, e questo impoverimento delle società occidentali ricade sulle istituzioni democratiche. Tutto chiarissimo. Tra l'altro il professore ci propone diversi temi, grandi temi intorno alla discussione che vogliamo fare oggi, no, perché, ma rispetto al consenso è chiaro che non tutti abbiamo i colori che ha lui per dipingere un quadro, ma dovremmo sempre capire che spesso problemi complessi richiedono analisi complesse, perché è tutto il contrario di quello che oggi si fa. No, sto male perché è venuto quello dall'Africa. Esatto, no? Si semplificano quindi, i grandi problemi. Perché anche questo è un lusso, La democrazia da questo punto di vista è un lusso, perché prevede responsabilità, informazione, cultura media generale dei cittadini, formazione dei politici. Dico bene, professore, che cosa aggiungerebbe lei a questo? Meglio di me potrebbe fare il professore di scienza politica. Vabbè, questo nella mia prossima vita prendere il mio posto. Verrò come umile allievo da lei, sarebbe un grandissimo onore. Grazie per... No, intendevo sempre dire che insomma la democrazia ha dei rischi e ha dei costi. Se no, ci possiamo anche accontentare della democrazia cinese o di altro tipo di regime che pure si chiamano democrazie. Non so se mi sono spiegato. Noi abbiamo una certa accezione. Ora, il punto è questo, che dove mi piacerebbe che magari ci si dovrebbe soffermare. Noi siamo di fronte a un'alternativa, destra-sinistra. Abbiamo visto, ci ha spiegato ottimamente il legame tra l'economia, le vicende sociali e economiche e i grandi temi e l'impatto che hanno sulla democrazia. Ma oggi destra e sinistra e le ricette eventuali che applicano, o la ricetta, come io sostengo che applicano, è un qualcosa che danneggia o che ci fa andare, diciamo, verso un altro modello di democrazia, ed è democrazia lo stesso. Non so se il ragionamento è troppo involuto. Cioè, io vedo delle ricette economiche che sono sempre le stesse, cambiano i governi, ma le ricette economiche, salvo qualche slogan più o meno azzeccato, non le vedo cambiare. Quindi che si fa, professore? Cioè, per chi vuole costruire come lei, tanti altri, noi nel nostro piccolo, un discorso alternativo, diciamo così, una visione altra, sì, su che cosa ci si deve mettere al lavoro? Ma intanto io farei delle distinzioni, perché è vero che destra e sinistra, come dire, fanno cose quando sono al governo simili, però devo dire sinceramente che io preferivo il governo Draghi, di cui pure non ero un entusiasta, al governo Meloni, e preferivo pure il governo Conte 2, che non è che mi facesse fare salti di gioia. Cioè, quindi teniamo sempre distinti, perché ci sono, come dire, ci sono alcune ricette o molte ricette simili, però, come dire, le distinzioni ci sono. Sono tutte ricette, direi, che sono molto poco curanti, cioè che si preoccupano molto poco dei ceti popolari, delle classi lavoratrici, degli anziani, dei giovani. Questo è un denominatore comune, come dire, però le note con cui si curano di queste cose, con cui trascurano questi interessi, sono piuttosto diverse. Questo mi sembra un punto fondamentale. Che differenza c'è? Quindi c'è una differenza fra destra e sinistra? Sì, modulando ci sono molte differenze. Quello che manca, secondo me, in questo momento, da parte, non lo so se da parte della sinistra, dalla parte della destra, eccetera, che poi è difficile capirlo, è una ricetta che dica, beh, insomma, la vorrei ridurre in una formula molto semplice. Non è l'uomo che è a servizio dell'economia, ma è l'economia che è a servizio dell'uomo. Cioè, noi qui nella nostra società abbiamo invertito i termini. Cioè, guardate quello che sta succedendo nella scuola. Prima avete citato un professore di liceo. Io ho una passione per i professori di liceo, soprattutto per i professori di liceo meridionali, perché i licei meridionali sono state le istituzioni culturali importantissime, tanto quanto peraltro le università meridionali. Beh, una volta la scuola aveva questo problema della formazione. La formazione era una formazione culturale,
C'era una grandissima attenzione alle discipline umanistiche, ma c'era attenzione alle discipline scientifiche, c'era soprattutto un'attenzione a quella che è le capacità critiche. Un bravo professore di liceo, che fosse cattolico, che fosse liberale, che fosse di sinistra o comunista o socialista, eccetera, eccetera, aveva questo problema di educare i suoi allievi. Oggi, come dire, mi sembra, lo vediamo, che tutta l'attività formativa, la si chiama così, che peraltro non casualmente viene misurata in crediti, è finalizzata, come dire, al mercato, alla ricerca di un posto di lavoro, alle attese delle imprese. Questo è l'obiettivo fondamentale. Cioè, dire, c'è questa idea che bisogna essere finalizzati, come dire, che la scuola produce in funzione delle imprese, cioè è una macchina produttiva che deve produrre questo. E quindi poco importa che sia pubblica, che sia privata, che sia cattolica o che sia laica, eccetera. Questa è la sua missione della scuola. Allora, noi dobbiamo rovesciare, cioè se noi vogliamo cambiare il mondo, cioè vogliamo un mondo un po' diverso da questo, dobbiamo invertire il rapporto. L'economia è a servizio degli esseri umani, non è a servizio, come dire, non sono gli esseri umani a servizio dell'economia. Il capitalismo è diventato onnivoro, cioè tutto, come vedete, non c'è uno spazio della vita individuale e collettiva che sfugga al mercato, che non sia valutato in termini di mercato. È abbastanza divertente, la pubblicità delle imprese funebri non colpisce nessuno, questo è quello che mi diverte. Il matrimonio è una cerimonia laica, è una cerimonia religiosa, oppure è un evento che deve essere gestito da un wedding manager, come lo chiamo, capite? Questo stravolgimento, come dire, delle nostre scale di priorità o delle scale di priorità pubbliche ci sta devastando, ci sta distruggendo. Allora, quale tra le forze politiche è consapevole di questa esigenza? Allora, qualcuno è consapevole, c'è una consapevolezza, non farò nomi, perché poi dire, è molto a macchia lo parlo, perché non, perché le forze politiche, poi naturalmente c'è da chiedersi perché le forze politiche non sono, come dire, non mostrano coscienza di tutto questo, non mostrano coscienza di tutto questo perché hanno l'imperativo assoluto di vincere le elezioni, perché se non vincono le elezioni non contano più niente. Ci sono stati tempi in cui delle forze politiche dall'opposizione sono riuscite a svolgere un ruolo politico e civile importantissimo, politico, civile, culturale, capite? Cioè tutto è in funzione di un profitto, che può essere un profitto di mercato, che può essere un profitto politico. Non lo reggiamo più questo ritmo. Il prezzo che pagheremo per questo è l'involuzione autoritaria. L'involuzione autoritaria è già in corso, perché chi ha seguito per esempio le vicende francesi, la ribellione delle banlieue, che non è una ribellione di disperati, è una ribellione di gente che è disperata per delle ragioni molto precise, perché sta nella miseria, perché sono abbandonati, perché non hanno lavoro, perché vivono in posti dal punto di vista, come dire, urbano, assolutamente trascurati. Qual è stata la risposta? È stata una risposta repressiva. La Francia investe moltissimo in... come dire, in forze di polizia anche molto violente, perché c'è stato, cioè, le polemiche sulla violenza della polizia francese sono ricorrenti, e lo stesso sta succedendo in Inghilterra, capite? Allora, questo è il nostro destino, stiamo molto attenti. Se non si riesce, come dire, a ripensare la società come una forma di convivenza, un modello di convivenza dove ci possono essere i conflitti perché ognuno la pensa a modo suo, e invece la società è a servizio del mercato, non ne usciremo mai. Professore, intanto le devo dare una notizia abbastanza ferale. Ieri parlavamo con un personaggio molto particolare che vive tra qui e Lione, e abbiamo parlato anche di queste vicende, e lui un po' si rizzelava perché dice che tra l'altro siamo arrivati qui da noi al sud, parlo, alla benedizione della macchina nuova. Quindi
Voglio dire, se lo spirito capitalista ha fatto ingresso nella nostra testa, vuol dire che è stato sublimato anche a livello religioso. Insomma, ormai ci sono questi totem dei quali non ci possiamo liberare. Ma questo lo diciamo per quanto riguarda l'aspetto più prettamente sociologico. Invece, viste le vicende anche militari dell'ordine internazionale, nel quale ogni giorno ci angosciamo la mattina, vorrei dire, ma questi sogni, queste nostre pulsioni, interessi di cambiamento non sono un po' frustrate dall'ordine internazionale capitalista? Cioè, cosa può fare l'Italia, semplicemente l'Italia o semplicemente la Francia, che siamo dei piccoli mattoncini in un enorme sistema che è quello euroatlantico, che si è andato anche ingrandendo, no? Ingoiando anche pezzi di sistemi che non erano totalmente allineati, penso ai paesi del nord Europa, eccetera. Non siamo un po' vincolati, anche imprigionati da questo punto di vista? Beh, a furia di dire che non si può fare niente, non faremo niente. Vero. Siamo a sei. Vero. Questa è una prima risposta che posso dare. No, ma cioè, dico, abbiamo la consapevolezza anche di questo, no? Non che non si possa fare, ma che... Siamo un paese con 60 milioni di abitanti, una discreta capacità produttiva, e forse qualcosa si può fare per cambiare questo. Diciamo, non tocchiamo gli aspetti della situazione internazionale, della guerra in corso, perché... però provi a pensare. Io sono molto impressionato, perché mi è capitato di trovarmici nel mezzo, dalla turistizzazione, si può dire così, è una parola terribile, orrenda, delle nostre città. Mi sono ritrovato paio di settimane fa, una domenica pomeriggio, a Piazza di Spagna a Roma, e la Piazza di Spagna era una sorta di formicaio, di strapieno di gente, debordante, rumoroso, e non mi fermo, e mi fermo, perché potrei usare anche altri aggettivi. Allora, abbiamo messo, vabbè, a parte poi questa celebrazione anche un po' oscena del treno da Roma a Pompei una volta al mese, insomma, queste cose appunto fanno un po' ridere, no? Queste sono cose caricaturali, direi. Un po' ventennio. Allora, un po' ventennio. Sì, insomma, sì, ma infatti è una caricatura. E bello che la gente non ci fa nemmeno caso, non frega niente a nessuno, questi sono convinti di fare queste cose. Poi no, i giornali ci campano, perché ci fanno parecchi titoli per parecchi giorni. Allora, esiste solo questa possibilità, come dire, di sviluppare l'economia turistica, oppure potremmo investire le risorse che investiamo nell'economia turistica, che dopo tutto sono piuttosto consistenti, perché il turismo non è gratis. Facciamo tantissime cose in funzione del turismo, che so io, nella ricerca, nella scuola, nella sanità, nel miglioramento della rete dei trasporti, nell'assistenza agli anziani, eccetera, eccetera. Cioè, dobbiamo per forza, come dire, c'è questa condizione. Poi sappiamo benissimo che il lavoro nel settore turistico è un lavoro miserabile, non è un lavoro ricco. Certo. Chi lavora negli alberghi lavora stagionalmente, per periodi brevi, che è fortemente ricattabile, che è mal pagato. Allora, queste risorse non possono essere destinate in un altro modo? Cioè, non possiamo pensare che il paese si organizza in una maniera diversa rispetto a come è organizzato in questo momento? Questa è una domanda che io vi pongo. Ma è anche la stampa ha delle responsabilità. Lei citava giustamente, io dico, anche saper cogliere i segnali di disperazione, certo, di grande disagio, un paese che non fa più figli, più di così, no? Se si blocca, si blocca la leva sociale, la capacità di l'ascensore sociale, si blocca a livello di incremento di popolazione, no? Fatichiamo ancora a capire, ma soprattutto, che gli immigrati servono, che altri segnali devono mandare. E poi il professore parlava di consenso, ma è democrazia quando poi i cittadini non vanno a votare, esatto, e quindi a quel punto il governo che governa quel paese quanto lo rappresenta? Lo rappresenta per davvero, rappresenta una
porzione di cittadini, e perché i cittadini anche di fronte a queste situazioni poi non riescono ad avere o a ritrovare l'interesse intorno alla politica. Infatti volevo dire, professore, lei in un'intervista ha detto la politica è un supermercato delle illusioni. Che cosa intende? No, la politica è un supermercato delle illusioni, ci sono illusioni e illusioni, Cioè, ragioniamo un momentino su questo. Il fascismo aveva le sue illusioni, c'era l'illusione della quarta sponda, c'era l'illusione imperiale, c'era il ritorno dell'impero sui soli fatali di Roma, eccetera, eccetera, c'erano queste sciocchezze qui. Ci sono le illusioni, come dire, per tanto tempo la grande illusione è stato il socialismo, però nel frattempo, come dire, c'era un intervento dello Stato che ha promosso la scuola pubblica, la sanità pubblica, il piano Fanfani, cioè un grande piano di edilizia pubblica, cioè cose straordinarie sono state, cioè dire, queste le illusioni precipitavano in una maniera diversa. Le illusioni del fascismo sono delle illusioni che sono precipitate, come dire, nei morti in guerra. Tutto sommato, le illusioni del socialismo sono state, come dire, un po' una forza motrice, un motivo di pressione sul governo del paese che ha prodotto appunto il piano Fanfani, la sanità, l'Alfa Sud in Campania, l'acciaieria di Taranto e tante tante altre cose. Mentre adesso allora, abbiamo la sparizione della Fiat adesso, a Torino. Sì, adesso non ci abbiamo, non ci vendono nemmeno illusioni, capite? Ci vendono odio. Cioè dire, le forze politiche che in questo momento sono al governo vendono odio. Queste forze politiche non rappresentano la totalità degli italiani, non rappresentano nemmeno la maggioranza, rappresentano il 46% degli elettori, che a loro volta sono il 60% degli aventi diritto, cioè i votanti rispetto ai diritti. Quindi rappresentano un italiano su tre. Seminano paura, seminano odio. Come volete che dei giovani si sentano incoraggiati in un clima di questo genere a mettere al mondo figli? Sì. Vero, clima culturale estremamente pesante, difficoltà lavorative che sono notizie, la fuga dal mezzogiorno, i giovani se ne vanno dal mezzogiorno. Sì. Non so qual è la vostra esperienza, ma la mia esperienza è che i giovani del mezzogiorno se ne vanno. I miei ex allievi, così ho insegnato, molti sono fuori dal mezzogiorno, se ne sono andati, perché sì, non c'è lavoro, non ci sono possibilità. È vero, anche noi abbiamo congiunti che vivono a Bologna, al nord in generale. È stato il leitmotiv anche di questa trasmissione. Ma io direi vogliamo, a questo punto di bere un bicchiere d'acqua, visto che è il caldo, e di ascoltare Giorgio Gaber con La democrazia, e poi tornare anche sul ruolo degli intellettuali intorno a questa discussione. Quindi, professore, resti con noi perché ascoltiamo Giorgio Gaber e poi torniamo e ci rinfreschiamo nel frattempo ascoltando appunto quello che ci diceva il grande. Posso alzarmi per andare a prendere un po' d'acqua?